Guardate chi c'è qui. Un dolcissimo cucciolino. Un cucciolo adorabile. Voi non lo conoscete, ma noi ce l'abbiamo da diverso tempo. Lui è Fernando. E adesso vi racconto un po' la sua storia. Annarita, prendiamolo in braccio perché è troppo monellino e non sta fermo. Ecco, facciamo vedere quanto è bello questo pupazzetto. Allora, ecco, mi metto così, a favore di luce. Allora, cosa vi possiamo raccontare di Fernando? La sua storia in breve. Qualcuno alla terza ha una cagnolina di piccola taglia che non sterilizza. E allora che cosa fa? Prende i cuccioli appena nati ancora con il cordone ombelicale e li butta per strada. Li butta in un punto di passaggio così la gente li prende. Ma questa persona deve essere di un'ignoranza abissale, perché non sa che togliendo i cuccioli appena nati li espone non solo al rischio di morte, ma anche di crescere senza mamma cane, quindi in maniera non equilibrata. Per fortuna sono stati trovati da noi volontari, erano quattro, e ci siamo messi ad allattarli al biberon. Due di loro, Fernando ed un fratellino, però hanno avuto una fortuna grande. La famiglia che ha accettato di ospitarli ha una cagnolina, una femminuccia che ha fatto da mammina a questi cuccioli. Il latte non glielo poteva dare, però assolveva tutte le funzioni della mamma, per esempio la più importante è quella di leccare il cucciolo appena finisce la poppata, proprio per permettergli di liberarsi dei bisognini. Sapete come fanno le mamme cane con i neonati? Li ingeriscono i bisognini. È tutto normale, è tutto perfetto come la natura vuole. Insomma, Fernando e il fratellino Rodolfo sono stati strafortunati. Adesso voi direte, ma per quale motivo ci parli ora di questa meraviglia? Non ce l'hai fatta conoscere prima. Allora, Fernando appartiene alla categoria dei cani di piccola taglia. Piccola, preciso, non piccolissima, mi raccomando, non sono cani toy, sono cani che diventano bassotti, che hanno la corporatura comunque piena, pesante, però sono bassi, ecco, così è Fernando. Lui dovrebbe arrivare ai massimo 10 kg, però chi lo sa, magari sfora 12, comunque sarà un cane bassotto e lo si vede dalla sua corporatura con le zampe corte. Quando arrivano questi cani, noi abbiamo già purtroppo la lista di attesa, purtroppo per chi li vede per la prima volta, che dice che li vuole, no, e che aspetta, però in tanti ci chiamate e ci chiedete di tenervi presente quando arrivano cani di piccola taglia, quindi c'è proprio una lista. Allora non li pubblichiamo perché è inutile essere bombardati di chiamate quando sappiamo già che c'è chi li vuole. Nel caso di Fernando, ecco, è successo che le richieste non erano idonee, cioè non ci davano affidamento. Noi abbiamo fatto le verifiche, ieri sera c'è stato un preaffido per lui e niente, la volontaria non era convinta, c'erano delle motivazioni valide. A noi non piace negare i cani, ma quando lo facciamo è per la loro sicurezza, per il loro futuro, ecco. E così Fernando, questo delizioso cucciolotto, è ancora disponibile. Allora, cosa vi possiamo dire di lui? Fernando ha quasi 3 mesi perché è stato trovato il 19 di ottobre, neonato con il cordone ancora attaccato con i fratellini, e praticamente noi abbiamo pensato che era nato il giorno prima, quindi la sua età, la sua data di nascita presunta, stimata, è stata 18 ottobre. Fernando ha potuto fare 2 vaccini, ne deve fare ancora un altro, ma sta già bene. Vedete dov'è adesso Fernando? Fuori a guinzaglio, perché la famiglia che lo ospita è bravissima, non si limita a sfamarlo e basta, ma lo educa. Quindi voi avrete un cane che sa già andare a guinzaglio e fa i bisogni fuori. Rendetevi conto, è una fortuna. Fa qualcosina anche in casa, perché i cuccioli sono come i bambini piccoli. Cosa hai preso in bocca, Fernando? No, non prendere, ecco. È meglio che i cuccioli, comunque, se non hanno completato il piano vaccinale, non mettano in bocca cose. Ecco, allora, dicevo, loro, i cuccioli, hanno sempre continuamente esigenza di liberarsi e ci sta che qualche pipì, qualche cacca la facciano in casa. Ma già il fatto di riuscire a farli in strada è una conquista, è un passo avanti grandissimo, e le famiglie che adotteranno Fernando si troveranno strabene con lui. Poi Annarita, che cosa possiamo dire in più di lui? Raccontaci qual è la tua esperienza. È molto vispo e si vede, e non sta fermo un attimo, a volte si vuole addormentare in braccio. Sì. E con gioia la tua cagnolina? Giocano, vanno d'accordissimo. Ecco.
tu li hai tenuti due insieme, quindi è stato faticoso, adesso c'è solo lui perché Rodolfo per fortuna ha trovato casa. E niente, Fernando secondo me è il più bello di tutti, è quello che aspetta più di tutti. Le ghiande hai trovato, Fernando? Che cos'è questa? Una ghianda è questa? Quanto è bella, non si prende. La vuole, qui è pieno di ghiande. Sì. E niente, che dire di lui? Un gioiellino. Adottatelo, è stupendo, ripeto, taglia piccola, non piccolissima, per favore, non è cane da borsetta. Dovrebbe rimanere entro i 10 kg, ma potrebbe sforare anche a 12, potrebbe, noi non lo sappiamo perché non abbiamo visto i genitori. Lui sarà comunque un mezzo volpino, volpino pincher. Ecco, quelle sono le razze, perché qui da noi hanno questi cagnetti di piccola taglia, non li sterilizzano, di solito regalano i cuccioli, ma questa famiglia, queste persone che hanno la mamma di Fernando, sono proprio delle bestie, perché non hanno dato ai cuccioli la possibilità di allattare e di vedere se poi potevano trovare una soluzione, no, li hanno buttati e basta, quindi sono veramente diabolici, meritano una punizione divina proprio, ecco, ma veramente, loro più di ogni altro. Speriamo che mi stanno ad ascoltare e che si vergognino per quello che hanno fatto e si preoccupino, perché con la coscienza sporca, ecco, uno si può aspettare veramente qualcosa di brutto, e se lo meriterebbero, sì, assolutamente. Ma basta parlare di loro, che stiamo solo sprecando tempo, ritorniamo a concentrarci su questo cucciolo meraviglioso, stupendo, chiamatemi, mi raccomando però, non è un giocattolo per i bambini e non lo vedo adatto alle persone anziane, perché guardate quanto è vivace, se lo date alla nonna significa che forse ve ne volete disfare più rapidamente facendola cadere, così, non lo so, che quali possono essere le vostre intenzioni, non fate il bene delle persone anziane se regalate un cucciolo, Lui va ad una famiglia insomma che ha ancora tanto tempo da dedicare ad un cane giovane, gli fa fare movimento e non basta solo il giardino, dovete anche portarli fuori, devono avere molti stimoli i cuccioli. Bene, buona fortuna Fernando, speriamo bene, sei stato sfortunato finora, solo brutte richieste tu. No, adesso vedrai che arriva la famiglia giusta sul tuo appello. Ciao piccolino. Troppo preso, facciamo le foto.